E adesso Vale, guardiamo insieme il secondo approfondimento realizzato dall'amico Lorenzo Valeriani con il coro di San Valentine di San Valentino in Abruzzo, Città Priore. E allora, amiche ed amici di pomeriggio, siamo a San Valentino in Abruzzo Città Priore e il presidente di questo coro non poteva che chiamarsi Valentino. Valentino, grazie per l'invito, presidente, e complimenti. Grazie a voi del vostro servizio e di questo onore che ci avete Ma dato. l'onore è nostro perché ovviamente ascoltiamo sempre bei pezzi. Perché essere ripresi la corale di San Valentino dopo 20 anni è un successo. Nel 2025, Noi giusto, quest'anno toccate i 20 anni d'attività. c'è ufficialmente nel 2005, ma di fatto nel 2004, quindi ad agosto con il gruppo dell'Argentina, Marcelo, che è originario di San Valentino, Sì. festeggiamo i 20 anni del compleanno del coro. In questi 20 anni. Tanti episodi anche simpatici, direi, Beh, no? Qualche aneddoto da ci raccontare, sono Presidente? quei simpatici e altri un po' negativi, però Non le chiedo barzellette sui carabinieri, no. ovviamente. Io ringrazio tutte quelle persone che ci ascoltano dall'alto,
che hanno abbandonato il gruppo perché chi è morto di un modo, chi un altro, insomma, sono morte quasi 8 persone al coro. Quindi noi cantate anche per loro. Sì, e ricordiamo questo stemma che è stato fatto dalla sorella Angelina, che è deceduta diversi anni fa. Quindi scusate. Ma ci sta un po' di commozione. Portiamo sempre dietro questo stemma perché è stata una persona grandissima. Presidente, dicevo, così torna un po' sì. Il sorriso, io lo chiedo un po' a tutti, sì. Mi faccio i fatti degli altri, devo essere sincero, sì. Cantate bene, lei ha anche un mantello importante che mi ricorda un po' i supereroi, no? Ma questo credo sia l'abbigliamento un po' invernale, no? Per coprire una mantella davvero straordinaria. Quanti amori sono nati in questo gruppo? Amori poco. Storie che non si possono raccontare, ma noi le raccontiamo lo stesso. Qualcuno è nato, però diciamo... Abbiamo portato alto il nome dell'Abruzzo anche fuori confine? Sì, sì, noi siamo stati in Spagna, in Belgio, in Germania e diciamo nell'Italia, Senigallia. Avete girato tutto, insomma. Diciamo, abbiamo fatto sempre scambi con altri cori, anche per avere idee diverse. In Sardegna siamo stati a Oristano, che siamo stati benissimo. Lì fanno la Sartiglia il 14 di febbraio, quindi è una manifestazione... E lì serve la mantella. Serve la mantella. Quindi io dico, ringrazio tutti i coristi, perché senza di loro non si va avanti. Quindi noi siamo un gruppo, non siamo dei specialisti, però siamo un gruppo di amici... Nessuno è professionista, Presidente, poi però l'obiettivo è sempre quello di avvicinarsi al professionista. Siamo un gruppo di amici che ci siamo uniti, portiamo avanti questa tradizione abruzzese e anche altri canti del territorio nazionale, tipo l'inno d'Italia... Quello deve esserci sempre. Amor.
Da quanti anni è presidente? Da 12 anni. Quindi democraticamente eletto? Sì, sì, sempre democraticamente, anzi per forza. Ma non vuole, ma non vuole mollare, presidente? Beh, oppure finché che trovo il sostituto va bene. Lascerebbe volentieri? Beh, diciamo che dispiace, però sempre a fare il corista. Il presidente lo lascerei subito. Perfetto. Però, mi hanno detto che il presidente poi si esibirà anche in un pezzo con un assolo particolare, cantante solista anche. Ecco, sì. Questo è un ruolo che lei si è, tra virgolette, preso perché di diritto è presidente o perché il direttore adesso merita di cantare questo pezzo? I miei canti che ho fatto stasera le cantava il corista, il vicepresidente Nicola. Poi avevo dei problemi alle corde vocali e, diciamo, per non perdere, ecco, questa tradizionale canzone di nonno o quell'altra, diciamo, sono subentrato io, quindi per tirare avanti, insomma. È per cantare questo pezzo. Per cantare l'ultima questo presidente, pezzo. Prima di salutarla, un obiettivo, della sua presidenza. È l'obiettivo che ha detto già il vice sindaco. Io già il secondo anno che cerco di organizzare questo evento con i bambini della scuola elementare. L'anno scorso, diciamo, ho avuto un successo perché erano sui 100-120 bambini. Quest'anno dobbiamo ripetere con la seconda, terza e quarta. Stiamo aspettando però l'ok della scuola. Noi abbiamo fatto l'invito alla dirigente scolastica di accelerare un po' i tempi, perché è insolito trovare un comune, un'amministrazione pronto ad elargire somme importanti. Beh, quindi quando ci sono in ballo dei soldini è giusto chiudere il progetto, sì, chiudere il cerchio. Poi la consigliera qua annuisce perché ovviamente ci ha messo anche lei, credo, lo zampino. Anzi, la presentiamo, presidente. Come no? Sì, mi chiamo Lucia Pierdomenico, sono un consigliere di San Valentino e faccio parte del coro non da tanto, in realtà è da poco che sono entrata nel coro e ne sono anche molto contenta, quindi nel momento in cui si può dare una mano, molto volentieri. Perfetto, e qui un po' di ricambio generazionale c'è, perché sì, insomma, con tutto il rispetto, però la fascia di età, no? Sì, sì. Si abbassa un pochettino. Noi cerchiamo, presidente, cerchiamo sempre che di invitare i cittadini di San Valentino, oltre San Valentino, altri comuni limitrofi. Purtroppo è che il cambio di generazione comincia a essere un po' difficile, come dicevate voi prima. Sì, ecco, io per questo progetto alla scuola ci tengo tanto, perché per i bambini l'anno scorso abbiamo fatto imparare due canti, Reginella Campagnola e Vola Vola. Quest'anno dovessero imparare l'Abruzzo, Abruzzo Me. Saliamo di livello. Cerchiamo di salire di livello, perlomeno altri tre canti popolari, quindi ci mettiamo in gareggiata con i bambini, sperando che in mezzo a tanti ragazzi qualcuno ne esca fuori uno capace, no? E voglioso soprattutto di salire su questo palco. Esatto. Grazie al presidente, che da quello che ho capito sarà presidente ancora per tanti decenni, Valentino Gigante, ha un nome importante, il cognome, insomma, l'avete ascoltato, ancor più corposo, no, rispetto allo stesso nome. Rimanete con noi, altri pezzi, Mario Giacchetta e Nico Centurame alle riprese, e poi torneremo qui a San Valentino in Abruzzo Citeriore, che tra l'altro è il nome più lungo non solo in Abruzzo ma in tutta Italia, quindi dovete fare bella figura. Torneremo, come stavo dicendo, per ascoltare altre curiosità e sicuramente ci metterà non le mani ma anche la voce e la parola il fisarmonicista di questa associazione corale. A dopo.